Al grido di basta morti sul lavoro, in migliaia da tutta Italia sono arrivati a Prato per la manifestazione nazionale del 1° maggio organizzata da CGIL, CISL e UIL, una festa dei lavoratori dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel 2017 in Italia i morti sul lavoro sono stati 1027, 72 in Toscana, per questo i sindacati chiedono più investimenti, prevenzione e controlli. È una cosa inaccettabile, si muore folgorati, si muore schiacciati nel lavoro. E questo è un tema importantissimo per tutti gli uomini e le donne del Paese. Chiederemo un immediato incontro al prossimo governo proprio per capire quali investimenti, quali azioni per non morire più di lavoro nel nostro Paese. Abbiamo il 67% delle imprese che sono irregolari rispetto alla salute e alla sicurezza. Non mi dicano che poi sono incidenti, questi sono omicidi premeditati. In un paese dove si è fatta la legge per l'omicidio stradale, se non si interviene rapidamente per frenare questa emorragia, noi dovremo chiedere una cosa del genere. La nostra preoccupazione è che la somma tra mancati investimenti e precarietà sempre più diffusa abbia determinato disattenzione alle norme di sicurezza. Troppi ancora insistono a dire che sono dei costi e come tali possono essere tagliati. Per la manifestazione nazionale non è un caso che sia stata scelta Prato, città simbolo del lavoro, e purtroppo finita alla ribalta delle cronache per il terribile rogo della ditta cinese Teresa Moda, che costò la vita a 7 operai. Ma si continua a morire sul lavoro, come nell'esplosione a Livorno, dove hanno perso la vita 2 operai. Non sono fatalità, sono cose che con un'applicazione seria delle procedure possono essere evitate, e questo ci porta e ci sprona anche ad allargare la nostra azione nel mentre facciamo i controlli per la sicurezza sul lavoro agli altri temi legati al lavoro, in modo particolare al lavoro nero. La regione Toscana è impegnata in controlli per la sicurezza sul lavoro nei settori più a rischio, come quello tessile e nelle cave di marmo.